La distanza che divide la pista di bob di Cortina da quella di Innsbruck è di solo 168 km. Poche ore di macchina, qualche pedalata sulla ciclabile. Siamo a Cortina, davanti al cantiere dove si sta smantellando la vecchia pista Eugenio Monti, e qui si vuole costruire il nuovo impianto per lo skeleton, il bob e lo slittino in previsione dei giochi olimpici del 2026. Costo 120 milioni di euro, una cifra enorme, soprattutto se consideriamo che la spesa prevista era di 47 milioni. E poi ci sono i costi di esercizio, 400 mila euro all'anno per 35 praticanti italiani nelle diverse specialità, maschi e femmine, una cifra esorbitante, più di 3 milioni e mezzo per ogni atleta. Ci sono i costi ambientali, perché sarà compromesso un lariceto antico che sta qui nella conca ampezzana. Questo è un momento cruciale, siamo nei giorni decisivi. Il bando di gara per la realizzazione della nuova pista è andato deserto e i tempi per ultimare l'opera sono ormai strettissimi. Dirottare le gare nel vicino impianto di Innsbruck, come richiesto da molti cittadini e da molte associazioni, è quindi la soluzione che risulta più sensata. La distanza di 168 km non può essere un problema, visto la natura interregionale di queste Olimpiadi spalmate da Milano alle Dolomiti. Andiamo? Andiamo. Eccoci arrivati alla pista di bob di Innsbruck. Bello, questo pachiderma d'acciaio. Potrebbe occupare la conca di Cortina. Qui c'è piena disponibilità a prestare l'impianto per le Olimpiadi e la distanza, come abbiamo potuto verificare in questi due giorni, non è un gran problema. E inoltre trasferire qui le gare non sarebbe nemmeno un fallimento progettuale, ma un'ottima occasione per dimostrare al mondo che l'Italia può farsi portabandiera di una nuova modernità. Sarebbe una scelta coraggiosa e persino astuta. Potrebbe mostrare la potenza di un'Italia che si fa portavoce di un mondo che cambia. Thank you.